dopo la gara d'andata terminata solo 0-0, il Rimini regola tra le mura amiche il classe, conquistando una vittoria di misura. Ma è una domenica triste questa, poiché il Rimini commemora la morte dell'amico Antonio Ciccio Parmigiani, con un minuto di silenzio che raccoglie anche quello dedicato alle vittime di Rigo Piano. Francesco Scotti, grande amico di Parmigiani, depone poco prima del match un mazzo di fiori sotto la curva est. La partita sembra chiudersi già dopo soli 4 minuti, poiché i Valori raccoglie nel migliore dei modi un invito di Arlotti, girando il pallone che si infila all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Bomber. Valori si dimostra ancora una volta bomber di razza, acquisto come non mai azzeccato per la formazione biancorossa, che tuttavia si limita a controllare l'avversario, rendendosi pericolosa di tanto in tanto, come quando al 15° una punizione di Righini viene raccolta da Arlotti, che spara però in bocca a Bomber. Al 21° Bonaventura, la lanciata a rete, viene steso al limite o forse no dell'area di rigore. Episodio da moviola che rivediamo attraverso il nostro regista Eugenio Angeli, con le proteste timide anche dei protagonisti in campo. Il Rimini continua a fare la partita, Guy Ebbe si ricorda di essere di nome Abdul, servizio per Bonaventura che non trova lo specchio della porta. In chiusura di tempo, primo sussulto del classe con un palo clamoroso colpito da Mattia Cortesi. Nella ripresa parte forte Guyeb, ma dal suo fallo Righini su punizione non incide. Più manovrata ma efficace l'azione dopo, con Cicarevic che lascia la battuta finale a Bonaventura, che non inquadra i bersagli. Dall'ex sammarinese parte la triangolazione con Bacchiocchi per arrivare al tiro, ma sul più bello non riesce a trovare lo spazio per presentarsi davanti al portiere Bono. Come da copione nel finale di partita, il classe si rende nuovamente vivo in area avversaria con Guardigli, cui tiro viene bloccato in due tempi da Scotti, che proprio a photo finish corre qualche brivido su una punizione di Cortesi che sorvola la traversa. 1-0 Rimini, ma quel che importa è che anche oggi lui da lassù potrà gioire per la vittoria della sua squadra, Ciccio Scotti come Ciccio Parmigiani, vittoria che vale più di una dedica verso il cammino in paradiso per l'amico scomparso e dell'avvicinamento al paradiso calcistico per il Rimini.